Buonasera, buonasera, bentornati al Late Show fatto a cazzo di cane. Io e la mia tazza oggi, come sempre, acqua di rubinetto, buona, maturo in mano. E niente, l'ospite fisso che l'altra volta ho chiamato ospite speciale perché è speciale lui, ma è tornato dall'oltretomba, Luca Piemontese. Salve a tutti ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. È l'ospite speciale, quello vero, quello serio, quello che si perde per i boschi e lo devono andare a pigliare col GPS. L'uomo che sta tradendo la pipa per il sigaro, il Nabbo, ragazzi, il Nabbo. Vai, Emanuele! Buonasera a tutti ragazzi, io sono qua con i Fast and Furious del fumo lento. Buonasera a Più tutti. Furious che Fast. Senti, Emanuele. Infatti Fast bisogna vedere. Fast bisogna vedere. Gli sciroccati del fumo lento. Oh, ma aspettavo un Fringuelli piazzato lì, invece non mi è arrivato il Fringuelli. Vabbè, vabbè. No, Fringuelli. Ciao, Questa Fringuellotti! me la segno, vabbè, vabbè. Sempre, come sempre, la prima domanda, vai Luca, vai Luca, vai Luca. Vai, Luca. Allora, iniziamo con la prima domanda, come al solito, molto tosta, molto scomoda come domanda. Ma quindi tu ti senti anche dichiaratamente un po' nerd? Secondo te, qual è la connessione tra cultura nerd e fumo lento? Il fumo lento in sé è un po' una cultura nerd? Beh, intanto parliamo di nerd vecchia scuola, perché adesso il nerd, cioè se mi metto le orecchie da Batman non è che divento nerd, no? Perché ho visto i nerd, se chi si ricorda i nerd come una volta erano degli sfigati senza senso, perché non è che mo è moda, ma nerd. Ma c'è una sola connessione tra il nerdismo e il fumo lento, una mitica, e il non plus ultra, Tolkien è il Signore degli Anelli, porca miseria ragazzi, ma chi più di lui? Il gran visir di tutti i nerd. E ultimamente sto rileggendo Hobbit, non me lo ricordavo neanche più da tanto che è. Questi fumano di continuo, io leggo nel letto, mi verrebbe da accendermi la pipa toscana nel letto mentre leggo, perché fumano di continuo, quindi Erba del Decumano Sud, secondo me, è la connessione. Ascoltami. Sopra i libri di Tolkien dovrebbero scrivere voce gravemente alla Non c'è salute. veramente la salute. Sicuro, sicuramente. Ok, poi le pipe, l'ho visto che le ha fatte la Vauwen, edizione Signore degli Anelli, quella specie di pipazze gigantesche. O Sì, sbaglio? sì. L'ho visto, ma diciamo che io non sono mai, sì, qua sta suonando tutto, non sono mai un fan del merchandising, diciamo. Io già, per me la trasposizione cinematografica è stata un po' come un insulto, io l'ho vista così, nonostante poi siano usciti dei buoni prodotti, non è questo, è che secondo me è un po' come dire domani faccio un film sull'universo, ecco. Ridurre Tolkien lì, secondo me, è stato. Comunque, poi adesso c'è tutto un immaginario di merchandising derivativo dal film, derivato dal film. Ok, senti, invece la domanda successiva che ti volevo fare io, invece i fumetti come si inseriscono all'interno del tuo mondo? Cioè, come è arrivato l'approccio ai fumetti? Si inseriscono troppo nel mio mondo. Diciamo che è arrivato molto tardi, nel senso che io non ero un ragazzino che leggevo di Young Dog, questo sì, qualche Nathan Never, però non sono mai stato l'appassionato per l'antonomasia di fumetti. È uscito molto tardi, specialmente perché ho cominciato con i miei amici a frequentare le fiere. E poi la scusa del fumetto è sempre stato quello di andare a vedere le gnocche, eh? Perché Ha sì,
chi dice vado qua al Torino Comics o al Lucca Comics per i fumetti, dice una grandissima stronzata, va là solo ed esclusivamente per le cosplayer. Infatti il mio amico che aveva la, come si chiama, la, vabbè, la fotocamera, la GoPro, non l'ha mai alzata più di 20 centimetri da terra, non so, dicevo, torna qua un po'. Sì, Luca, Gabbo, questo tuo amico, questo tuo amico, chi è questo tuo amico? Non è che si dice, sai, è un mio amico, chiedo per un mio amico. No, no, era un mio amico, perché poi alla fine mi ha fatto vedere le foto, ho detto sì, ma ho capito, di noi sembra che non ci siamo in quella fiera lì, i monumenti, i capannoni, i fumetti, incazzo, cioè... facevo che andare su Pornhub. C'è una denuncia a carico. No, perché era tutto pubblico lì. Comunque è una cosa, no, una volta abbiamo portato in una di queste fiere un nostro collega appassionato di fumetti, ma di quelli intellettuali, no? Lui leggeva tutti i fumetti intellettuali, così. L'abbiamo portato, andiamo a Torino. Mica è uscito, aveva due occhi così. Ma ragazzi, ma che mi sono perso in tutti questi anni? Guarda, è arrivato al lavoro, ho visto una Lamu ed è ossessionato nei sogni di notte. Lamu, incontro Lamu. Bravo, bravo, bravo. Senti, invece mi volevo connettere alla domanda di prima di Luca, o meglio, alla tua riflessione. Tu sei uno che praticamente quando legge un libro e poi vede il film lo schifa e poi soprattutto dice oddio è tutta un'altra roba, oppure sei della serie beh, vabbè forse qualche rispondenza c'è, mi godo il film e vaffan bagno, anche perché ho visto che tu hai fatto ultimamente hai fatto un bel po' di tempo fa pure delle recensioni di film. Sì, ho fatto qualcosetta qua e là. Non mi dispiacerebbe tra l'altro ritornare, non è detto che a breve proprio ritornerò a parlare di qualcos'altro che non siano toscano o FIFA. Diciamo che a me danno un po' sui denti tutte le opere derivative, no? Diciamo che secondo me l'originale, riesco a apprezzare l'originale anche se magari è più carente da qualche punto di vista piuttosto che un'opera che deriva da... Poi, per carità, se è un bel film, dico è un bel film. Però andarlo a vedere al cinema, se è derivato, mi gira un po' le balle. Non so. Perché poi il 90% dei film sono derivati da un film. Vabbè, sì, quello sì. Ma tu, per esempio, di Landog, vittima degli eventi, quello fatto da... Chi era? Alcuni presi dai The Pills, tipo c'era Luca, l'hai visto? L'ho visto, è come, c'era Claudio Di Biagio alla regia, mi sembra, The Jackal, c'era Frude The Jackal che faceva il Groucho, c'era Cane Secco. Sì, ma io parlo di quello che c'era dietro, c'era Cane Secco che curava le luci, mitico Cane Secco. Per me The Dog, allora, sono il massimo proprio secondo me. Oh, bene, passo la palla a Luca. Vai Luca, per la scaletta questa volta sto cercando di rispettarla. C'è una tua domanda qui, ce l'ho seguita. Vai. Stai stringendo i denti, stai resistendo per rispettare la scaletta. Allora, senti, ti volevo chiedere. Ma tutti gli altri canali che hai aperto, Broken Synapse e The Running Board, quelli pensi di riusarli oppure è chiusa per sempre la storia? No, quelli sono i classici passi falsi che uno fa nelle varie direzioni, no? Ma diciamo che a un certo punto sono arrivato a dire un canale ce l'ho già che... E questo qua, il Nabo. E l'idea iniziale era proprio quella di metterci dentro di tutto. È vero che poi se tu parli di un film, gli gira le balle quelli che fumano il fumoletto. Se tu parli di un toscano, gli girano le balle quelli che fumano la pipa. Yeah. A un certo punto ho detto,
no, vaffanculo a tutti, faccio quello che voglio e finire il discorso. Quindi proprio per questo dicevo, non è detto che a breve non esca un altro video su un film o su un fumetto, su qualcosa che mi interessa, ma tutto in questo canale qua. Cazzo, gameplay però, non, magari sull'altro canale non li farai, hai detto. Non è detto, non è detto, no, ci sto pensando. Diciamo che il gameplay è una cosa molto, molto, molto particolare, però qualcuno diceva, sì, gioca a COD, ma non mi metto a giocare a Call of Duty sul canale. Non è... Quello che mi interesserebbe fare sarebbe quello di portare qualcosa di un po' più di spessore sul canale. Non so, come Detroit, tipo le serie di gameplay che facevo sull'altro canale. Però non continuative. Magari far vedere un gioco particolarmente emozionale mi interesserebbe. Quello sì. Un indie particolare, qualcosa di particolare, non Fortnite. Ma quindi ne stai approfittando un po' con i tuoi figli anche per comprare nuovi videogame? sì. E per stare un po', per fare un po' di tempo insieme, padre e figli. E quello è un escamotage che non dovevi dire, perché poi alla fine se c'è qualche donna in ascolto, secondo me tanti babbi fanno queste cose qua, e c'è un'opera di plagio e di coercizione nei confronti dei figli, perché loro hanno mano ai loro risparmi, no? Ovviamente io non potendo andare a toccare i loro risparmi, e non potendo tutte le volte dire a mia moglie vado a comprarmi un videogioco, anche se in realtà, vabbè, chi se ne frega. E quindi io li plagio per dire, ma con i vostri risparmietti potreste comprare quello là, è proprio bello, là. Poi magari non so il culo manco di striscio, gli faccio comprare quello che interessa a me, capito? Ma adesso sono grandini, quindi hanno mangiato la foglia. Anche. Okay. Vai, senti, allora, dai videogame passiamo di nuovo alla lettura. Tu che sei un montanaro doc, no? Siamo in un rifugio a 3000 metri. Che fumetto, libro, con che sigaro o miscela da pipa metti insieme? Secondo te qual è una fumata montanara perfetta? Fumata e lettura montanara perfetta. Questa è una cosa molto difficile. Cioè, è una bella domanda comunque. In un rifugio, la sera... potrebbe starci bene in pipa e gaslight, perché mi piace un sacco come quel tabacco. Io l'ho provato solo una volta, ne avevo un pezzo abbastanza grosso da riuscire a capire com'era. Secondo me va bene per quell'atmosfera lì, un rifugio in montagna, un bel gaslight, bello... Oppure un bel superiore, italico superiore. Io ormai italico... so fissato lì, ormai va, sì, provo questo, provo quello, però la Monsi secondo me adesso rimane un po', quindi un bel superiore davanti al caminetto o davanti alla stufa, secondo me ci starebbe bene. E te siamo stati proprio plagiati dalla Monsi comunque. Continuiamo a fare placement gratis praticamente. Ci tengo, però... ci tengo a sottolineare, questo video non è sponsorizzato, grazie. No, la macchetta alla Monsi, ci eravamo messi d'accordo. Tra l'altro maturo, sto fumando il maturo. Ah, io guardo sempre, sto fumando il maturo. E come lettura, su quello potrei essere un po' più discordante, perché ti dico, potrei leggermi anche un cyberpunk, per dire, un Bay City di Morgan, che io ho trovato una serie stupenda, di cui hanno fatto anche il film Altered Carbon, perché il titolo originale era Altered Carbon, in Italia è arrivato come Bay City. Tutte queste cose, perché devono cambiare i titoli delle cose? Su questo si potrebbe un capitolo, hanno storpiato titoli in una maniera esorbitante, trasformandoli in italiano, che cioè, non ha senso. Poi, tra l'altro, per te tutta quella poesia, tutto quel sapore di introduzione più o meno che ti dava un'idea di quello che poteva essere il film. Senti, io mi ricollego alla domanda di Luca, chiedendoti invece la natura come si inserisce, perché
ho visto pure dei video sulla natura, ma tu soprattutto in alcuni tuoi casi hai fatto il tratto finale, diciamo, l'ultimo spezzone inquadrando paesaggi, ambiente, cioè tu sei proprio, vero che stai a due passi dalle montagne, però quanta parte c'è della natura all'interno dei tuoi video, comunque del tuo pensiero quotidiano, va, diciamo così, usiamo una un po' di poesia. Ma secondo, sì, come dici tu, la vicinanza comunque alle montagne gioca un ruolo importante, perché uno qua, io immagino abitarsi vicino al mare, quando non sai cosa fare vai al mare, porca miseria. Io adoro il mare, anche, ma proprio tanto. Quindi non saprei neanche se preferisco il mare o la montagna. Il discorso è proprio questione di vicinanza. In ogni caso, il richiamo per la natura è potente, non lo so, è qualcosa di interiore, proprio quando uno va là, specialmente se piove in questi giorni qua, si sente veramente che quando in città o in mezzo alle persone, forse in un ambiente sbagliato, almeno io così la vedo così, diciamo, quando vado là mi sento particolarmente me, fuori in città diventa un po' più mascherarsi continuamente. Se vogliamo fare un po' di filosofia. E poi detto a due pugliesi che hanno, diciamo, l'odore del mare nei ricordi d'infanzia. Tu, Luca, vabbè, Luca ormai è trapiantato laziale, ma io ormai, cioè l'odore del mare mi ricorda casa, ecco, cioè, associo direttamente casa a quei ricordi d'infanzia, gli amici, la spiaggia. Vabbè, immagino. Troppa poesia oggi. Vai Luca, nella scaletta ci sono le domande tue ora, da quello che è incredibile, finora non c'è stato nessun problema con la scaletta, però guarda, mi mette a disagio questa cosa, che non ci siano problemi. Senti, una domanda che forse ti avrei dovuto fare all'inizio, ma almeno io non ricordo, prima che tu aprissi il tuo canale, per l'appunto un punto di vista sul fumo lento di una persona che diceva: ok, io sono principiante, per l'appunto sono nabbo. Magari gli youtuber erano, sai, un po' più seriosi, un po' più comunque che ci tenevano a presentarsi come esperti, tra virgolette. Quindi che cosa ti ha fatto che cosa ti ha scatenato veramente ad aprire un canale che tu dici: ah, ok, dai, lo voglio fare? Non lo so, evitare la psicanalisi, come diceva qualcuno, ma diciamo che il primo stimolo è stato proprio quello lì, adesso sembra una battuta, però stavo facendo qualcosa di nuovo, non conoscevo assolutamente nulla del fumo lento, degli youtuber del fumo lento, di fatto visto qualche video qua e là giusto per imparare a vedere le cose non proprio da zero. Quindi tu non seguivi gli altri canali, tipo quelli più vecchi, che ne so, mi sembra c'era Gran Toscano, per dirti, questi vecchissimi di una volta. No, mai seguito niente. Da quando ho cominciato a fare video, che è stato forse la seconda volta che mettevo la pipa in bocca, poi ho cominciato a seguire. Avevo visto 10 video prima per capire cosa stessi comprando, cosa mi stessi imbarcando, poi ho cominciato a fare video. Ma il discorso è questo, che all'inizio specialmente, infatti all'inizio ho fatto dei video allucinanti, erano proprio un modo di vedersi, di dire: ma come cacchio sarò da fuori? E questo è un discorso che fanno in tanti che fanno video su YouTube. Ma l'ho solo chiesto pure io, questa è la stessa domanda che io mi sono fatto. È un po' c'ho la cosa della terapia, da non lo so, anche perché sono abbastanza timido poi nella realtà, quindi me lo sono chiesto parecchie volte.
Poi però sì, a Giuseppe, ma... quando me l'ha chiesto, quando mi ha intervistato, gli ho risposto, no, mi stavo rompendo i coglioni. Beh, fondamentalmente sì, anche quella può essere una buona ragione, ma comunque sì, c'è questa cosa di vedersi da fuori, e allora dici, faccio uno, due, tre video, me li riguardo, dico lì pubblico che tanto questi singoli di merda ne abbiamo già fatti abbastanza, una in più non cambia nulla, e ti vedi, almeno io mi sono visto e ho detto, sono proprio il coglione che penso di essere. E quindi, boh, va bene, abbiamo spianato realtà con immagine ideale. Beh, però questa riflessione cioè, è uscita per la prima volta dopo 6-7 interviste che abbiamo fatto. Però non è una cosa molto strana, perché il rivedersi, esporsi al giudizio poi altrui, perché poi in sostanza questo è, cioè della serie, c'è una persona terza che ti sta vedendo in questo momento che tu non conosci e che esprime un giudizio su di te, e quindi, diciamo, grosso modo ti esponi a un rischio non da meno, ecco. Vabbè, no, la scaletta mi diceva c'era ancora una domanda di Luca, cioè io c'ho la scaletta qua. Stasera vado alla grande. Comunque, dopo che sono 2-3 anni che hai aperto il canale, ma alla fine, meglio i toscani o meglio la pipa? Che cosa preferisci? Sei matto, ma che cazzo di domande mi fai? Mi spolpano da una parte o dall'altra. Ti spolpano io. E queste sono qua, facciamo domande scomode, che ti aspetti? Oh, c'è ragione. Allora, non c'è, è come andare a dire uno, a un maestro di karate, dici, guarda che il kung fu ti fa un culo così. Purtroppo, secondo me, non è... È molto... cioè, sta all'attitudine della persona. È vero che io fumo... maggiormente toscani, ma è perché sono fondamentalmente pigro, sono pigro come la persona più pigra che può esistere sulla terra. E quindi il toscano che faccio? Già i CTS, quando mi vengono a dire li devi lasciare in giara un anno, 3 mesi, 10 giorni, avete già sbagliato. Gli Amazon mesi, gli Amazon dicono che devi lasciarli in giara, quelle volte... Non sono pronti dopo 2 mesi. Ma fa culo. Ma se io, è come se andassi a comprare la macchina e dicono, tenga, bene, domani devo andare a lavorare. Ah no, ma domani non la puoi usare, devo tenerla in garage per 6 mesi. Sì, col cavolo. No, io sono compulsivo, nel senso che se prendo voglia di qualcosa, se nelle prossime 2 ore non riesco a trovarla, divento una bestia. Purtroppo sono viziato da quel punto di vista. Sì. Ora da scaletta ci sono le mie domande, confermami se è vero, perché da qua è vero, vai. Senti, ma oltre al toscano, cubani, extra cubani, parlando sempre di sigari, va? Ho provato qualcosetta una volta, poca roba, dove io compro i toscani a Cuneo, qua vicino, ha un walk-in umidor, no? Mm-hmm. E gli ho detto, fammi vedere qualcosa. Mi ha aperto, mi ha spalancato le porte di questo sgabuzzino e ho detto, adesso caccia il grano, prima di tutto. Perché a fumare quella roba lì, cioè, ti partono stipendi. Io non so chi fuma solo. Ogni sera, un cubano, ogni sera è come un salato. Vabbè, ma a parte quelli che ho provato io, forse Monte Cristo numero 5 e un Davidoff, non so cosa fosse. E che ti devo dire? Non mi sconquinfrano. Quei soldi lì li spenderei in Toscana. Li trovo, per quanto mi riguarda, sprecati, non li capirò. Non è nelle mie corde. Diciamo che sono sfumature più delicate, almeno da quello che dico. Noi ne ho fumati pochissimi e tra l'altro tutti sgroccati all'esperto di casa, che è mio fratello. Io sono il nabbo di casa, ecco, va. Oh Giuseppe, lo sai che io voglio conoscere tuo fratello comunque? Non vedo l'ora di conoscerlo, me ne parli sempre.
Non lo conoscerai mai, non lo conoscerai. Comunque io per scanso di equivoci ho qua questi qua, il Balmoral, che mi ha detto tutti essere non proprio il massimo per quanto riguarda, però sono ottimi per metterci dentro i toscani questi involucri qua di alluminio. I Balmoral non sono cari, se volete avesseci dentro 5 porta toscani che sigari prendono sono comodi in alluminio. Ottimo, senti, ma sigari, sigarette, pipe, svapo, che è il prossimo passo? Che è il toscano sbriciolato in sigaretta, il crack, cos'è il prossimo passo? La prossima è la vena. Eh? Come? La prossima è la vena, la prossima. No, allora, sono fasi diverse. Fasi della vita molto strane scandite dal fumo e dal vapore, diciamo io mi ero rotto le palle di fumare le sigarette, ma non per il discorso della salute, che ci sta, ma non sono persona da fare questo discorso qua. Mi ero rotto le palle di avere l'ansia di non avere le sigarette dietro, questo mi rompeva le palle, io avere l'ansia che la sera, la mattina devo andare a lavorare e dovevo assolutamente avere il pacchetto perché mi faceva girare le balle. Quindi dopo 10 anni di Lucky Strike, diciamo, non parliamo di marchi, mi sono dato allo svapo, ma non mi ha soddisfatto anche abbastanza. Poi pian pianino sono riuscito a smettere di fumare le sigarette. Quindi diciamo le sostanze stupefacenti non c'è uno spazio futuro, no? Cioè in che senso? Perché devo smettere? No, dico per le sostanze stupefacenti non c'è. Ho capito, devo smettere? No, dai, si scherza, no. Non... questa la lasciamo perché è bellissima, questa la lasciamo perché è fantastica. Ascoltami, cioè, le domande sono finite. Luca, non ti chiedo se ci abbiamo altre domande perché ho visto la scaletta è finita. Mi andrei un po'. Però stavi fremendo di dirmi, Luca, che c'è una domanda? No, io andrei un po' a braccio se ti va. Se vi va. Come no? Se vi va. No, io ho visto ultimamente che hai avuto la possibilità di attivare le live. Ne vedremo altre nel futuro prossimo. Sì, è stata una figata quella, perché raggiunti i miei iscritti, a parte che da 800 iscritti rompevo le palle alla gente, iscrivetevi per le live. Raggiunti 1000 iscritti, mi è arrivata la notifica, bravo, hai raggiunto 1000 iscritti, puoi fare tutto, live, cose, magie, puoi volare, puoi fare di tutto. In realtà andavo a toccare i tastini per le live e non mi faceva fare le live. Quindi ho dovuto aspettare fino a quando ho fatto la live per riuscire a farla. Però secondo me è bella la live. Cioè, poi c'è l'interazione istantanea con chi ti guarda, quindi puoi dialogare. C'è il feedback diretto, dico, c'hai la domanda diretta, il feedback, no, mi piacciono i tuoi video, ma che cazzo non so fai, no, così con la... No, questa cosa del rapporto diretto mi piace un sacco. Ovviamente sul mio canale non vi dovete iscrivere perché io le live col cacchio che ve le faccio, quindi... Commenta, che sul mio canale non li dovete mettere. Luca, okay, altre domande, altre cose. La scaletta è finita, quindi cioè, stavamo andando a braccio. Vai, Luca. Se hai. Finita la scaletta, non riusciamo più a salire e caschiamo per terra. Non lo so, che cosa posso domandare? No. Non mi sarebbe veramente chi mi fa
No, devi sapere, Emanuele, che Luca appena finisce quelle 4-5 battute che c'ha, va in panico, fa oddio, che ora che... Vabbè, allora che direi di accingerci ai saluti finali, così ci salutiamo, ci abbracciamo amichevolmente e passiamo i saluti. Vai Luca! Va bene ragazzuoli, vi saluto tutti, vi abbraccio, ci vediamo alla prossima, ciao! E io come sempre vi saluto e lascio i saluti finali al Nabbo, vai Nabbo! Ciao a tutti ragazzi, fringuelli e non fringuelli, buona serata a tutti se lo vedete di sera e buona mattinata se lo vedete di mattina.